Ciao a tutti. Ok, sono Andrea. Ciao a tutti, benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi volevo parlare con voi di un libro che si chiama Il libro di Mormon. Allora, il libro di Mormon è un testo poco conosciuto dalle persone, magari dal mondo cristiano, magari si può conoscere un po' la religione che è definita o chiamata come mormoni. Mormoni è un tipo di religione che è nata tendenzialmente in America e ha un suo credo religioso, credono in Gesù Cristo, credono anche nel ritorno della sua seconda venuta. E loro fanno i loro studi della Bibbia normali, hanno un sito, che è il sito della Chiesa, che potete andare tranquillamente a vedere Chiesa dei Mormoni, e vedrete che nel sito ci sono tutte le informazioni che vi servono per capire che tipo di chiesa è, di che cosa parla. Comunque loro hanno un loro studio della Bibbia. Ma oltre alla Bibbia, classica Bibbia cristiana, delle sacre scritture, hanno anche questo libro, che praticamente si va a unire alla Bibbia, che si chiama Il Libro di Mormon. Il Libro di Mormon parla dei profeti che hanno vissuto in America, parla, per esempio, l'introduzione. Il Libro di Mormon è un libro di sacre scritture, parola che abbia la Bibbia, una storia dei rapporti tra Dio e gli antichi abitanti dell'America, contenente la pienezza del Vangelo eterno. Il libro fu scritto da molti antichi profeti per spirito di profezie, scusate, di rivelazioni. Le loro parole scritte su tavole d'oro furono citate e compendiate da un profeta storico chiamato Mormone. Il racconto contiene la storia di due grandi civiltà. Una venne da Gerusalemme nel 600 a.C., in seguito si divise in due nazioni, conosciute come Nefiti. Lingua lettore di Babele, questo gruppo è conosciuto come Gerubiti. Dopo migliaia di anni tutti furono distrutti, eccetto i Lamanti. Ed essi erano gli antichi, erano tra gli antenati degli indiani in America. L'evento culminante raccontato nel libro di Mormon è il ministero svolto personalmente dal Signore Gesù Cristo presso i Nefiti. Poco dopo la sua resurrezione, esso espone le dottrine del Vangelo, delinea il piano di salvezza e spiega agli uomini quello che devono fare per trovare questa pace, la vita e la salvezza, eccetera, eccetera. Allora, come avete visto, il libro di Mormon parla di queste cose. Cose qua, di questi Nefiti, di questi Lamanti. Infatti, nel primo capitolo del Libro di Mormon si parla di Nefi, che Nefi era un profeta che spiegò le sue origini e la sua storia, e i suoi racconti di tutti quei. Poi c'è il fratello Giacobbe, fino ad arrivare a metà di libro che parla di Gesù Cristo nel ministero che, secondo le credenze di questo libro, Gesù Cristo, dopo la sua resurrezione, come ho detto adesso, ci sia manifestato a questa popolazione chiamata Efiti e abbia fatto il suo ministero. Praticamente lui proprio parla della scrittura di cose che adesso non so quale, che dice: ora ho altre pecore da recuperare che non sono di questo ovile. Praticamente questa scrittura si riferiva a questo libro, e le altre pecore di cui parla dovreste trovare la spiegazione in terzo Nefi, a metà libro, dove praticamente lì spiega il ministero che ha fatto Gesù Cristo presso i Nefiti. Praticamente, in termini molto semplici, ha semplicemente fatto, ha svolto il suo ministero. Quello che ha fatto a Gerusalemme quando era lì in Israele,
a operare il suo Vangelo, il suo piano di salvezza. Praticamente ha fatto, penso, più o meno le stesse cose, però magari qui ha anche restaurato il suo sacerdozio. Invece a Gerusalemme non l'ha fatto. Penso, Gerusalemme ha predicato semplicemente la buona notizia del regno di Dio e in effetti anche ha proclamato sì questo, ma ha anche svolto un ministero del sacerdozio, che adesso purtroppo io lo sto studiando da poco tempo e quindi non vi posso proprio dire tutto quello che c'è scritto, però parla anche di questo. Allora, il libro di Mormon, oltre a svolgere questo ministero, come dicevo, si complementa con la Bibbia. Per esempio, noi, soprattutto Isaia. Per esempio, vorrei citarvi un versetto del libro di Mormon, prendo col cellulare per fare prima. Faccio vedere un secondo solo. Allora, Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. E volevo condividere con voi una scrittura del libro di Mormon, in scritture. No, scusate, ah no, sì, scritture qua, scusate, il libro di Mormon, in secondo Nefi del libro di Mormon, potete andare tranquillamente nella chiesa, andare in biblioteca, scritture, compaiono tutti i libri, la Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, il libro di Mormon, e poi troverete altri libri di vari argomenti, sempre appartenenti alla chiesa. In questo caso volevo parlarvi di Secondo Nefi, che qua parla praticamente la redenzione viene tramite il Santo Messia, libertà di scelta d'arbitrio, indispensabile per l'esistenza e il progresso. Adamo cade affinché gli uomini possono essere. Gli uomini sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna. Ok, questo è il primo capitolo, però io non volevo parlarvi di questo. Allora, adesso se trovo la scrittura, un secondo solo. Se voi andate avanti nei capitoli, ecco il capitolo 7, del libro di Mormon, che il 6 fin Giacobbe racconta la storia dei giudei, la loro cattività babilonese, il loro ritorno al ministero crocifissione del santo di Israele, l'aiuto ricevuto dai gentili, e la restaurazione dei giudei negli ultimi giorni, quando crederanno nel Messia. Vi leggo una prima parte, non sto a leggerla tutta, sono qua, facciamo è da notte. Allora, praticamente al capitolo 7, questo Giacobbe, che sarebbe, mi sembra, il fratello di Nefi, le parole di Giacobbe, fratello di Nefi, che egli disse al popolo di Nefi: ecco, miei diletti fratelli, io Giacobbe, essendo stato chiamato da Dio, è ordinato secondo il suo santo ordine, essendo stato consacrato da mio fratello Nefi, che voi considerate come un re o un protettore del quale dipendete per la vostra sicurezza. Ecco, voi sapete che io vi ho detto moltissime cose. Nondimeno vi parlo di nuovo poiché desidero il benessere delle vostre anime. Sì, la mia ansia è grande per voi e voi stessi sapete che io sono sempre stato, poiché vi ho esortati in tutta diligenza, vi ho insegnato le parole di mio padre, vi ho parlato riguardo a tutte le cose che sono scritte fin dalla creazione del mondo. Ed ora ecco, io vorrei parlarvi riguardo a cose che sono e a cose che devono avvenire. Pertanto vi leggerò le parole di Isaia. Sono le parole che mio fratello ha desiderato che io vi dicessi e vi parlo per il vostro bene, affinché possiate imparare e glorificare il nome del vostro Dio. Ok? Questo è al capitolo 6 di Secondo Nefi. Ok, allora, Isaia. Quindi, Terzo Nefi, capitolo 23, ed ora ecco, io vi dico che dovete scrutare queste cose,
Sì, vi do un comandamento di scrutare diligentemente queste cose, perché grandi sono le parole di Isaia. Isaia non è un profeta del libro di Mormone. Isaia, come tutti voi sapete, o immagino, penso lo sappiate almeno tutti, non so che livello di istruzione avete di religioni, però Isaia era un profeta dell'Antico Testamento, un grandissimo profeta che anche Gesù in Israele citava spesso. Isaia è stato un grandissimo profeta ispirato da tanti, tanti, tanti profeti anche futuro. Fra questo anche Joseph Smith, che Joseph Smith è il capo e il fondatore della Chiesa. Anche in altri libri si parla sempre di Isaia. Isaia è stato un grandissimo profeta. Vi consiglio di studiare Isaia. Anche il libro di Mormo consiglia di studiare Isaia, infatti ve lo sta dicendo. Grandi sono le parole di Isaia. Isaia. Ok? Quindi, adesso, chiaro che questa cosa andrà a puntate, no? Oggi faccio un video di questo, poi piano piano vi leggerò anche io Isaia per farvi capire cosa dovete fare. Ok? Perché ancora non l'ha capito. Allora, ora andiamo al capitolo 7. Ok, adesso vedrete che il libro di Mormone e la Bibbia, in questo caso di Isaia, al capitolo 50 c'è un'unione fra i due libri. Giacobbe continua a leggere Isaia. Isaia parla in senso messianico. Il Messia parlerà la lingua dei dotti e gli darà la schiera ai peccatori. Egli non sarà confuso. Confrontare, vedete, con Isaia capitolo 50. Adesso purtroppo col cellulare non riesco a vedere, però se voi avete modo, avete uno smartphone, che ormai penso che ce l'abbiate tutti, potrete tranquillamente collegarvi, scusate, sì, collegarvi a internet e andare nel sito della Chiesa e confrontare Isaia capitolo 50, perché il libro di Mormone lo spiega in un modo e la Bibbia lo spiega in un altro. Okay? Sono due cose che si uniscono. Adesso vi faccio un piccolo esempio. Allora, comincio a leggere versetto 1 del libro di Mormone al capitolo 7 di secondo Nefi. Sì, perché così dice il Signore: ti ho ripudiato, ti ho rigettato per sempre, poiché così dice il Signore: dov'è la lettera di divorzio di tua madre in favore di chi ti ho ripudiata e ai quali dei miei credenti l'ho venduta? Sì, chi ti ho venduto? Ecco, voi stessi vi siete venduti per le vostre iniquità, per le vostre trasgressioni, vostra madre è stata ripudiata. Pertanto, quando venni non c'era nessuno, quando chiamai sì, non c'era nessuno a rispondere. Ho cessato di Israele, la mia mano è del tutto accorciata da non poter redimere, non ho io alcun potere di liberare. Ecco, il mio rimprovero, prosciugo il mare dei loro fiumi, faccio un deserto e rendo fetido il loro pesce, perché le acque sono prosciugate ed essi muoiono a causa della sete. Troppo è difficile, io parlo di cose simboliche, qui praticamente sto leggendo il libro di Mormone. Io rivesto i cieli di terra e rendo il loro manto un cicillo. Il Signore Dio mi ha dato la lingua dei dotti affinché sapessi che come parlasti al momento opportuno ho cessato di Israele. Quando siete esausti e gli voglia mattina dopo mattino egli schiude le mie orecchie poiché io oda come il dotto. Signore Dio ha aperto le mie orecchie e io non sono stato ribelle, ne ho voltato le spalle. Ho dato la schiena al percutore e le guance a coloro che strappavano la barba. Non ho nascosto la faccia dall'onda ed allo sputo. Allora, io qua purtroppo parlo in maniera molto simbolica,
questo libro, non so spiegarvi cosa potesse dire, però noi adesso andiamo a, faccio un esempio, adesso noi andiamo a cliccare su Isaia capitolo 50 e vedrete che vi dice più o meno le stesse cose. Isaia parla come se fosse il Messia, egli parlerà la lingua dei dotti, egli darà la schiera ai percutori. Egli non sarà confuso, confrontare, vedete dopo un secondo. Quindi c'è un'unione fra le due cose. Così parla l'Eterno, dov'è la lettera di divorzio di vostra madre, per la quale io ho ripudiato quello dei miei creditori al quale io vi ho venduto. Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre trasgressioni vostra madre è stata ripudiata. Perché quando io sono venuto non si è trovato nessuno, perché quando ho chiamato nessuno ha risposto. La mia mano è forse davvero troppo corta per redimere e non ho forza per liberare. Ecco che la mia minaccia, io prosciugherò il mare, riduco i fiumi in deserto, il loro pesce diventerà fetido per mancanza d'acqua e muore di sete. Allora qui probabilmente potrebbe parlare di un giorno del giudizio, no? Isaia parla del Messia, parla la lingua dei dotti, io non so cosa significa dotti, purtroppo io non ho una conoscenza così grande. Isaia è molto difficile da capire, ci vogliono anni di studi, ci vogliono gente che è veramente esperta nel settore, gente che ha conoscenze veramente profonde e anni, anni, anni di studi di Isaia, veramente ci vogliono degli anni. Io per esempio vi posso fare solo un piccolo esempio di cosa potesse dire, ma vi voglio indirizzare a studiare questi capitoli che ho detto prima. Vedrete che facendo questo voi capirete bene cosa significa il libro di Mormon e vedrete che se continuerete lo studio, magari con dei missionari loro. Praticamente sono dei missionari, possono essere o due ragazze o due ragazzi in base a quello che c'è. A me tempo fa mi avevano fermato, sono due ragazzi, sono molto simili a quelli della Sala del Regno, che ti fermano, ti danno un volantino, una rivista e loro fanno più o meno le stesse cose, però sotto altri argomenti differenti. Il Libro di Mormon. Allora, tutto nasce nell'Ottocento, quando un ragazzo che aveva di 14 anni non sapeva a quale chiesa doveva unirsi, perché c'era lì, a quei tempi c'era un gran fermento religioso, uno diceva una cosa, l'altro diceva un'altra e via dicendo. Allora, leggeva la scrittura di Giacomo, mi sembra Giovanni, chiunque manca di sapienza, la chieda a Dio e gli dà senza biasimare a tutti. E così andò in un bosco, cominciò a pregare. E a un certo punto vide due personaggi scendere dal cielo, il padre e il figlio. E il figlio, mi sembra, gli disse di non unirsi a nessuna chiesa, poiché tutte le chiese erano nell'errore. E così dopo, nella sua camera a letto, apparve un angelo chiamato Moroni e gli disse che avrebbe scritto delle tavole su tavole d'oro e lui doveva tradurre quelle tavole in inglese. E così lui aveva fatto così, andò su questa collina di Cumorah, lì in America, e Moroni lo istruiva su come doveva fare. Gli disse che non doveva prendere quelle tavole d'oro, ma doveva tornare lì ogni anno lo stesso giorno per 4 anni. Dopo il quarto anno gli fu permesso di prendere le tavole. Lui tradusse quelle tavole che erano scritte in egiziano antico e dopo nacque questo libro qua, il libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, e parla appunto di gente, di civiltà che hanno vissuto nel continente americano tanti tanti anni fa, e parla anche di Gesù stesso che ha svolto
il suo ministero presso i Nefiti. Allora c'era anche per tornare a noi, adesso tornare un attimo a quello che stavo dicendo prima, c'era sempre una scrittura. Noi stiamo facendo anche, oltre lo studio, si chiama Vieni e seguimi di Isaia. Il libro di Moro metteva in guardia che, guardate, che l'Isaia è molto difficile, difficile perché voi le comprendiate. Quindi vi volevo fare vedere una scrittura del libro di Mormon. C'è lo studio Vieni e seguimi, studio della settimana, noi l'avevamo fatto, mi sembra, 2 settimane fa. Adesso volevo trovarvelo, ma dubito che ci riuscirò. No. Secondo solo. Per esempio, noi stiamo studiando Isaia da 40-49, però è difficile. Però per esempio io se riesco a trovarvi quella cosa che vi dicevo. Sì, ecco, un secondo solo. Oggi dal 18 era questo, mi sembra, i primi studi che facevamo di Isaia. Isaia da 1 a 18, però c'era la scrittura del libro come allora, come ha insegnato secondo Nefi 25:4. Diceva, per esempio, il libro di Mormo parla di Isaia sempre al capitolo 25, versetto 4, in secondo Nefi. E pertanto datemi ascolto, o mio popolo, che siete il cessato di Israele. Porgete orecchio alle mie parole, poiché anche se le parole di Isaia non vi sono chiare, nondimeno esse sono chiare per tutti coloro che sono pieni dello spirito di porre profezie, ma io vi do una profezia secondo lo spirito che è in me. Pertanto io profetizzerò secondo la semplicità che è stata mia fin dal tempo in cui uscì da Gerusalemme con mio padre, poiché ecco la mia anima si diletta nella semplicità verso il mio popolo affinché possano imparare. Quindi metteva in guardia, guardate che io vi leggerò Isaia, che voi dovete obbedire ai comandamenti di Isaia, ma guardate che Isaia non è facile, ci vogliono gente che ha esperienza, infatti ve lo sta dicendo anche lui, in secondo Nefi 25:4, vedete? Affinché possiate imparare, poiché ecco la mia anima si diletta nella semplicità verso il mio popolo, affinché possiate imparare. Ok? Vedete, Isaia non vi sono chiare, nondimeno esse sono chiare per tutti coloro che sono pieni dello spirito di profezia. Io vi do una profezia secondo lo spirito che è in me, pertanto io profetizzerò secondo la semplicità che è stata mia fin dal tempo in cui uscì da Gerusalemme. Lui era questo profeta, secondo Nefi, questo personaggio che è vissuto. Secondo il libro di Mormon, dava molta importanza a Isaia, era importantissimo per il suo popolo, cioè volevano che ascoltassero, obbedissero ai comandamenti e alle istruzioni di Isaia, perché Isaia dava istruzioni molto chiare per obbedire ai comandamenti dell'Eterno Dio, al Dio di Israele, al Dio di Isacco, di Giacobbe e di Abramo. Quindi Isaia desiderava, scusate, secondo Nefi, cioè Nefi, per il suo popolo desiderava questo. Quindi dovete studiare Isaia, infatti ve lo sta dicendo anche lui. Per esempio, forse magari andando avanti possiamo trovare delle parole che sono un po' più facili nel libro di Mormon. Qui, un secondo. No, c'è. Qui. Un secondino che adesso ve lo cerco e ve lo dico.
Libro di Mormon, secondo Nefi. Secondo Nefi per me è quello più bello nel Libro di Mormon, quello che è più riuscito. Anche Giacobbe sono molto belli. Gli altri sono belli, però per me piacciono di più. Secondo Nefi, tutto è iniziato al capitolo 6, ma io volevo andare un po' più avanti. Siamo al capitolo 6. No, 7 e 8. Qui per esempio ancora al capitolo 8 Giacobbe continua a leggere da Isaia: negli ultimi giorni il Signore conforterà Sion e radunerà Israele, i redenti verranno a Sion mezzo con grande gioia a confrontare Isaia 50 e 52 da 1 a 2. Praticamente, ma voi vedrete che nel libro di Mormon e in Isaia è uguale, confrontate, è sempre quello, magari ci sono dei punti leggermente diversi, però è quello. Allora andiamo a leggere Isaia: negli ultimi giorni il Signore conforterà Sion, radunerà Israele, i redenti verranno a Sion in mezzo con grande gioia. Ascoltate voi che perseguitate rettitudine e che cercate l'Eterno, considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste scavati. Considerate Abramo verso padre, Sara che vi partorì poiché io chiamai quando egli era solo e lo benedissi e lo moltiplicai. Così l'Eterno sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari un Eden e la sua solitudine pari un giardino dell'Eterno. Gioia e allegrezza si troveranno in mezzo a lei. Anni di lode e melodia di canti. Okay. Allora, passate attenzione al popolo mio, porgete orecchio, o mia nazione, perché la legge procederà da me, e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. Allora, io qua non so di cosa posso parlare. Poi dice che parla negli ultimi, cioè, per esempio, quando leggete i capitoli di Isaia, c'è un riassuntino che riassume quello che voi state leggendo. Negli ultimi giorni il Signore conforterà Sion e radunerà Israele, e i redenti verranno a Sion in mezzo a grande gioia. Quindi parla magari del giorno del giudizio, magari parla dei sopravvissuti che gioieranno vedendo il Dio di Israele. Almeno quello che penso. Comunque lo sto studiando anch'io, Isaia, vi consiglio di farlo anche voi. Quindi vedete che ci sono delle unioni col libro di Mormon, come vi ho detto prima, e con la Bibbia. Sono due cose che si uniscono. Infatti, il Libro di Mormon è un complemento con la Bibbia. Quando noi studiamo la Bibbia, il Libro di Mormon si unisce e parla più o meno degli stessi argomenti, però sotto diversi altri punti di vista, che magari su certe cose possono essere un po' più facili o altre cose possono essere un po' più difficili. Per esempio, Isaia è molto difficile. Il Libro di Mormon mette in guardia di questo. Guardate che è difficile che voi le comprendiate. Quindi, come detto prima, ci vogliono persone che ovviamente hanno una grande esperienza, una grande conoscenza di Isaia. È molto bello, io lo sto studiando, abbiamo studiato per esempio dei capitoli di Isaia, parlava del giorno del giudizio di Gesù, e parlava anche che noi dei governanti umani che verranno scrollati, perché Isaia parla di profezie anche del futuro, parlava anche del futuro. E diceva che Dio, che noi abbiamo i re della terra, in confronto a lui. Questi re della terra sono nulla, no? Noi in confronto a lui siamo niente. Dio può rendere a nulla questi regni, a niente. I re della terra sono potenti, ma lui è ancora più potente. I suoi pensieri sono di sopra e nostri, e noi non siamo niente. Quindi ci fa capire che lui è il re dei re, e il suo regno
praticamente il confronto dell'aria e della terra sono niente. Quindi quello che abbiamo studiato, abbiamo capito che i governi umani non possono competere con i pensieri e l'istruzione dell'Altissimo. E noi in confronto a lui siamo niente. Che lui ha creato praticamente tutte le cose furono create grazie a lui, grazie al Dio di Israele, del Dio di Isacco, di Giacobbe e di Abramo. Quindi io purtroppo, vedete, è talmente difficile che non posso spiegare, io solo vi ho spiegato un po' quello che ho studiato io l'altro ieri. Però io vorrei invitare a tutti voi, come dice il Libro di Mormon, secondo Nefi, che secondo me il Libro di Mormon è molto importante, secondo Nefi anche il Libro di Giacobbe, che è dopo la fine del capitolo di secondo Nefi, appunto dava istruzioni di studiare Isaia. Io ho fatto conoscere il libro, questo libro qua. Vedete, parla, se voi lo aprite, parla che dà praticamente istruzioni, vedete, ci dovrebbe essere anche una fa foto qui di Gesù che fa, adesso ve la trovo, un secondino che la cerchiamo e ve la trovo, secondo solo. Allora, questa qua, vedete, qui c'è una foto del profeta Joseph Smith nel Libro di Mormon e poi ci sono, si trova qua, questa foto di queste popolazioni e poi ci dovrebbe essere, eccola qui, la foto di Gesù Cristo che visita le Americhe, un dipinto di John Scott. Vedere terzo Nefi. Quindi se voi aprirete la pagina troverete, vedete, la faccio vedere così perché ho la telecamera che è un po' alta. Vedete, troverete delle foto iniziali di Gesù Cristo che secondo la credenza della Chiesa e secondo quello che cui spiega questo libro abbia fatto visita a questi nefiti, a queste popolazioni che a quel tempo potevano essere gli indiani d'America, perché io penso che non so che c'era ai tempi di Gesù e nelle Americhe in quegli anni, io non lo so, potevano esserci magari delle popolazioni che hanno vissuto anche lì e Gesù Cristo ha fatto visita anche a queste popolazioni che, come ho detto prima, ora ho altre pecore da recuperare che non sono di questo ovile. E qui parte tutto. Parte la storia di queste civiltà americane e Gesù ha fatto un ministero anche a loro. Quindi io vorrei invitarvi comunque sia a fare uno studio con i missionari della Chiesa o se no per conto vostro tramite internet un sito, magari fare delle letture e leggere secondo Nefi come ho detto prima. Troppo altro non posso dirvi perché io non ho una grande conoscenza, però questa è una bella religione, a me piace, sono molto persone molto aperte, molto gentili, non vedete che io ho dei problemi, non ho mai avuto con loro, sono persone molto brave. Di solito i missionari sono molto giovani come età, o le missionarie, dipende chi trovate, hanno di solito 20 anni, 19, 20 anni, quindi hanno un'età veramente molto giovane. E niente, questo è tutto. Quindi, che dire, vi invito a studiare anche per tutti gli appassionati di religioni o che cercano un qualcosa, come consiglia anche secondo Nefi, studiate il Libro di Mormon e anche Isaia. E vedrete che è bello. Il Libro di Mormon, anche mi stavo dimenticando di dirvi, quando lo leggete, semplicemente ha un potere molto particolare, non è come un libro, come un qualsiasi altro
testo religioso. Poi c'è anche un altro che diceva così, che adesso non mi ricordo, non è come leggere un romanzo o qualsiasi cosa. È un libro che quando lo leggi mette, cioè mette potere, mette un, senti, lo, senti lo Spirito Santo, senti una forza. E quando lo leggi, cioè sembra che questo libro ti incanti, cioè ti istiga a continuare a leggere. Io, per esempio, non sono un amante della lettura. Io cioè, leggo poco nella mia vita, però nella mia esperienza di libri, di pochi libri che ho letto, io non ho mai letto libri perché non sono mai stato appassionato di niente, di cose che potevano interessarmi. Cioè, ho letto dei libri anche belli, ma non tanti. Però questo libro è diverso da tutti gli altri libri o di testi sacri. Quando lo leggete sentirete un certo potere. Il potere è semplicemente anche i membri della Chiesa sostengono questo, uno sente il potere dello Spirito Santo, cioè sente lo Spirito, ecco, questo semplicemente leggendolo con fede, credendo in quello che dice, uno sente il potere dello Spirito Santo. Infatti anche a me capita questo, è un libro che mette energia, uno quando lo legge cioè, si sente bene, quindi da questo effetto qua. A me dà questo effetto, però bisogna credere in quello che dice. Però vi devo mettere in guardia che se leggerete il libro di Mormon avrete delle difficoltà a leggerlo, perché il libro di Mormon per leggerlo bisogna leggerlo 3 volte per capirci qualcosa. Cioè non è un libro molto lungo, che ci vogliono degli anni per leggerlo, no? Assolutamente no, non è così. Però è un libro che richiede uno aiuto dei missionari, perché è una cosa nuova, è un libro nuovo, parla di cose che sono completamente diverse da tutte le altre religioni, tipo evangelisti, cattolici, musulmani e altre cose. Però il libro di Mormon è difficile, parla appunto di questi profeti, di Nefi, adesso lo vedo, di Nefi, Giacobbe, Alma, Eter, tante altre cose, però i più famosi sono i Nefiti, i Nefiti e i Lamanti, che parla anche di che sono state delle guerre fra loro, fra i Lamanti e i Nefiti. Sono stati anche degli scontri. E quindi è una cosa che parla di questo, però non è un libro facile da capire. Infatti io, per esempio, quando lo iniziai a leggere non ci ho capito niente. Devo pensare, ma cosa sta dicendo questo? Poi piano piano, se tu lo rileggi con calma, ma no, non è che devi leggere, tipo tu, allora, il libro di Mormon funziona così, apri il libro e lo leggi come qualsiasi libro, ci sono cose particolari. Qua, allora, per esempio, stiamo leggendo il primo capitolo di Nefi, vi faccio un esempio. Un secondo. Allora, tutti i capitoli hanno sempre un riassunto. Per esempio, in terzo Nefi dice: i figli di Leif ritorneranno a Gerusalemme per ottenere le tavole di bronzo. Il bando rifiuta di consegnare le tavole. Nefi esorta a incoraggiare i suoi fratelli. Libano ruba i loro beni e cerca di ucciderli. Libano e Manuele percuotono Nefi. Sam sono rimproverati da un angelo. Leggiamo solo i primi due versetti, poi dopo non leggiamo tutto il libro.
Avvenne che Onefi, dopo aver parlato col Signore, ritornai alla tenda di mio padre. Ma venne che egli mi parlò dicendo, ecco, ho fatto un sogno e quel Signore mi ha comandato che tu e i tuoi fratelli torniate a Gerusalemme. Allora qua si è capito, per esempio, è un versetto facile, ma non tutti i versetti del Libro di Mormon sono così facili. A volte voi vi capiterà che quando andrete a leggere questo versetto, questi versetti o altri versetti del libro, dovete rileggerlo 3 volte per capirci qualcosa. Perché sembra che il libro, tu, quando, perché chi li ha scritti non voleva che le persone lo leggessero così. Non è un romanzo. Le persone volevano che quando le persone studiassero questo libro lo dovevano rileggere un paio di volte. Sembra che quando tu lo vai a rileggere, il libro dopo ti dica che cosa significava quel versetto, altrimenti non te lo dice. Tu lo leggi così, senza credere in quello che dice. Sembra che il libro, secondo me, ovviamente, secondo il mio pensiero personale che ho, sembra che non ti voglia dire quello che c'è scritto. Invece tu lo rileggi 3 volte, come ho detto io, il libro sembra che ti riveli quel versetto che voleva dire. Dopo, ah, ho capito. Io faccio così, per esempio. Se lo leggo così perché, ad esempio, io, le prime volte che cominciai a studiare questo libro a casa da solo, ho letto in 3 minuti un capitolo e non ci ho capito niente, zero, perché a me sembrava tutto molto facile e il libro mi sembra che abbia nascosto quello che voleva dire. E invece io dovevo concentrarmi su quello che leggevo, allora il libro, credendo anche in quello che c'era scritto, e avendo fede, con fede, quando tu lo leggi, sembra che il libro ti dia la rivelazione di quello che voleva dire. E dopo, ah sì, ho capito, ma dovevo leggerlo con molta fede e con molta calma, altrimenti vedrete che non capirete niente. Bisogna ricordatevi, per capire il Libro di Mormon bisogna leggerlo 3 volte. È molto difficile, anche i missionari che io ho notato, che mi confronto, noi facciamo delle conferenze ovviamente tramite le nuove tecnologie che ci sono ora, con Zoom, quello più famoso è Zoom, dopo sono altre piattaforme che io non conosco, io Zoom l'ho conosciuto quando c'è stato il famosissimo lockdown a livello mondiale e quindi purtroppo per comunicare dovevamo usare le piattaforme internet, era quello che ci consentiva di rimanere uniti in forma virtuale. Sono molto utili perché uno, per esempio, lo fa a casa sua, si siede, facendo degli studi online, tutto molto semplice, tutto meno dispendioso di soldi, di carburanti, alzarsi, vestirsi, andare di qua e di là. Uno lo fa a casa sua, spegne il proprio computer, il proprio tablet, il proprio smartphone e dopo continua a fare le sue cose a casa sua. A me piace così, però è anche bello vedersi in presenza, secondo me. Quindi tornando al libro, voi fate così, seguite il consiglio di Secondo Nefi, studiate Isaia e anche studiatevi il libro di Mormon. E troverete che se uno magari si intende di Isaia, cominciando, come ha detto lui, dal capitolo 50 in su, troverete una rivelazione molto bella, che adesso purtroppo non posso, non dico qua perché non voglio dire il nome divino in vano, però vedrete che leggendo il libro, arrivando, se studierete tutti i capitoli e chi ha l'intelligenza, la conoscenza di capire Isaia, troverete una grande rivelazione, che anche il libro di Mormon concorda, però le due cose sono in credi più o meno simili, ma cioè,
differenti, ecco, sono interpretazioni che sono emerse. Va bene, ragazzi, io il mio video termina qui. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, fatto conoscere questo libro, questo nuovo testo sacro. Mi invito sempre a studiare per imparare ovviamente cose nuove. Allora io vi ringrazio e vi auguro a tutti voi una buona giornata.